Ragazzi e ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di The Witcher 3. Siamo per l'ennesima volta a Tucson in Blood and Wine. Su una bacheca abbiamo letto l'avviso riguardante la ricerca degli schemi di potenziamento delle varie scuole da Witcher del livello Gran Maestro. L'avviso è stato messo da questo armaiolo, l'apprendista armaiolo di un fabbro elfico molto famoso che si è dedicato alla costruzione di queste armature assegnate ai Witcher delle varie scuole. Ovviamente tutti i Witcher appartenuti a questa categoria sono scomparsi nel nulla e con loro anche gli schemi. Quindi dovremmo metterci sulle tracce di questi Witcher per poter trovare i loro schemi di potenziamento. Per il primo ci dedicheremo alla scuola del lupo. Il Witcher della scuola del lupo ha affrontato un viaggio insieme a una carovana di archeologi e hanno iniziato la perlustrazione di determinate rovine, rovine elfiche, in base per lo più disseminate, infestate da spettri. Infatti le hanno sigillate per evitare che queste presenze potessero fuoriuscire e causare danni. I wraith che troveremo all'interno di queste rovine saranno accompagnati anche da cani spettrali, quali appunto i Barghest. Ma non sarà finita lì, perché il Witcher della scuola del lupo si è addentrato insieme agli studiosi, primo per cercare un modo di arginare il pericolo, secondo perché gli spettri hanno cominciato a inseguirli e a dar loro la caccia. Diciamo che gli intrusi se la sono vista particolarmente male e infatti molti ci hanno lasciato le penne, se non dire tutti. E infatti un'altra possibilità che dovremmo affrontare è quella di morire noi. Ma comunque ci difendiamo abbastanza bene e dobbiamo far piazza pulita il più velocemente possibile senza però farci ammazzare. I Barkers sembrano dei nemici piuttosto innocui, ma non ti permettono di sfruttare le abilità curative del Gwen, perché te lo spezzano facilmente lo scudo. Qui seguiamo ulteriormente le tracce del Witcher della Scuola del Lupo finché troveremo in qualche angolo all'interno di queste stanze troveremo i suoi resti. Infatti il Witcher avrà fatto in modo di far crollare il pavimento, il tetto per depistare i nemici. Sfortunatamente è rimasto anche lui schiacciato. Parte dei suoi schemi li troveremo anche nelle stanze adiacenti. E questo, diciamo, è stata una ricerca molto breve, anche perché più sofisticati saranno i set che vorremmo ottenere, più difficilmente otterremo tutti gli schemi insieme. Troveremo uno schema sparso qua e là, uno schema di qua, uno schema di là. Secondo, inizieremo la ricerca dell'equipaggiamento della scuola dell'orso. Praticamente l'ultima volta che il Witcher è stato avvistato proprio in questo villaggio. Stava iniziando anche lui un contratto, ma qualcosa è andato storto. Ovviamente questa cosa storta è andata a tutti, perché hanno fatto tutti una brutta fine. I diari ci permettono di trovare le prossime ubicazioni, anche perché questo Witcher ha iniziato un contratto. Sì, gli avrebbe fruttato parecchio, perché farsi costruire gli equipaggiamenti da Gran Maestro richiede molto denaro e soprattutto materiali molto rari, e quindi i soldi sono fondamentali, le corone. Ma si è immischiato in un contratto più grosso di lui. All'interno di questo antro troveremo le scolopendre per l'ennesima volta, anche nello scorso video, quando abbiamo affrontato i pericoli del laboratorio del professor Moreau,
abbiamo avuto a che fare con le vedove pallide, ma soprattutto non mi è mai capitato di dover affrontare dei nemici all'interno di questi cunicoli così stretti, quasi claustrofobici. Ma l'Irdene ci aiuta parecchio, anche questa mossa di combattimento, il turbine, permette di fare a pezzi i nemici in pochissimo tempo. Qui troveremo nel villaggio, abbiamo trovato la prima metà degli schemi, e qua dopo aver eliminato anche questo scarafaggione gigante verminoso troveremo la seconda parte insieme ai resti del corpo del Witcher e a una lettera che ci ha lasciato, semplicemente per dirci che il contratto era più grande di sé, non si aspettava di incontrare creature così potenti che non avrebbe mai potuto affrontare in alcun modo, quindi sarebbe andato incontro a morte certa. Fiorini, ci prendiamo un po' di tutto e leggiamo le ultime parole del nostro caro Witcher. Mentre adesso iniziamo la ricerca di un'altra. Queste che cosa sono? Leva la schermata. La puoi togliere la schermata? Ok, il grifone. La ricerca dell'equipaggiamento del grifone coinciderà con la caccia di una creatura dragonide e quindi un contratto vero e proprio. Purtroppo ragazzi, mi dispiace, avrei voluto mostrarvelo qui, diciamo in un altro video, ma purtroppo, diciamo, queste due missioni combaciano. Le scaltrocertole sono delle creature particolarmente pericolose quando lanciano queste fiammate dall'alto che riescano a fare danni considerevoli. Ma fortunatamente nel nostro caso il danno del fuoco amico ci ha salvato la pelle, perché ha colpito, come avete visto, in volo il compagno. Praticamente si sono ammazzati quasi a vicenda. All'interno di questo forte abbandonato troviamo gli appunti del capitano, che parlano appunto di questo Witcher che è stato soggiogato. Cosa hanno fatto a questo Witcher? Ah no, sì, praticamente l'hanno ingannato, quindi l'hanno ferito e lui è scappato. Pensavano di averlo ucciso, invece è riuscito a scappare. Anche perché, ragazzi, il Witcher in questione è il figlio del professor Moreau. Infatti dobbiamo stare attenti, anzi un consiglio che vi do è di stare particolarmente attenti quando fate questa seconda parte, eliminare subito il bandito con la fiaccola perché siamo all'interno di un forte e quindi una volta che lui riesce ad accendere il fuoco di segnalazione chiamerà i rinforzi e ne arriveranno a bizzeffe di questi bastardi. Comunque trovata l'illusione nelle mura, grazie all'occhio di Nehalani, possiamo addentrarci nell'antro dove il professor Moreau teneva suo figlio nascosto. Quindi lui praticamente forse è ritornato, non so bene di preciso cosa sia accaduto, ma fatto sta che qui dovremmo affrontare il guardiano, il golem protettore della cripta, di questo laboratorio. Infatti era il golem di Moreau. E qua troveremo gli altri restanti set. Gli altri restanti set, scusate, gli altri restanti schemi. Ogni Witcher della scuola in questione ha una storia vera e propria. Dovete leggere in maniera molto approfondita gli appunti che troverete durante questi viaggi. Infatti qua si verrà a conoscenza del fatto che lui non ha potuto liberarsi di queste mutazioni, perché il professore ha iniziato queste ricerche per curare le mutazioni del Witcher e non di potenziarle. Per chi vuole ulteriori approfondimenti può guardare il video precedente. Comunque, grazie all'occhio di Nelani possiamo uscire dalla caverna e trovare un'ulteriore via di fuga, ma questa via di fuga sarà. Aia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 
trovato bel e buono,
perché finiremo in un covo di mostro, in un covo di questi vampiri che poi non ho capito se erano vampiri, erano, non so che cosa erano di preciso, perché sono delle creature che non ho mai affrontato. Infatti Brogue Wine è ricco di nuove specie di vampiri. I vampiri in questione sono dei vampiri minori, che al contrario dei loro parenti sono piuttosto debolucci, ma si affidano molto alla furia cieca, quindi attaccare all'impazzato, utilizzare tecniche di controllo mentale per stordire i nemici, e quindi non avendo le conoscenze in mano per identificare queste creature, dobbiamo affidarci a tutte le nostre abilità in possesso. Infatti, come vedete, sto utilizzando pozioni base perché non so con che cosa ho a che fare, quindi sto utilizzando tutti i segni, li sto utilizzando tutti perché non ho la più pallida idea di che cosa sto affrontando. Addirittura questo qui che sta per lanciare l'incantesimo mi sembrava una mosca gigante, in realtà è il cervello della creatura che si mette in evidenza sulla testa. Cosa dobbiamo utilizzare per affrontare queste creature? Il segno Ligni, che ci torna utile, il Gwen, il Samum per stordire la creatura che utilizza le tecniche mentali, come tutti i vampiri, possono essere sconfitti utilizzando anche il sangue nero. E poi diciamo che per il resto non c'è nulla. Ci siamo fatti un bel combattimento. Dopo tutto questo correre, ricercare, cavalcare, setacciare, eccetera, 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 eccetera. E ragazzi, per questo episodio è tutto. Vedremo gli altri set nel prossimo video. Grazie sempre, ragazzi, e alla prossima. Ciao ciao. Sì!